tornati a dare uno sguardo al Festival dei Corti di Cortina, che da sempre è stato rampa di lancio di registi oggi affermati. Silvia Squizzato. Well, you're nobody till some. Una vera e propria fucina di talenti, rampa di lancio di registi oggi affermati e conosciuti da tutti. Partendo da Paolo Genovese a Luca Miniero, per arrivare adesso a Valerio Vestoso, ad Alessandro Capitani, a Massimo Cappelli, a Cristian Marazziti e a chi più ne ha ne metta. Questa è Cortinametraggio, un festival, ma soprattutto una festa dei corti, ambientato tra le Dolomiti, con una storia già lunga, visto che nel 2025 compirà 20 anni. Il cortometraggio non è il figlio minore del film, ma è bensì è il padre del film, perché senza un corto non arrivi a lungo, senza l'esperienza di fare un cortometraggio non puoi definirti un regista. E credo che sia ancora più difficile fare un corto di un lungo, perché nel massimo in 20 minuti devi poter trasmettere l'emozione che ti può dare invece un lungo in 2 ore e mezza, in 2 ore. Arrivare a essere selezionati non è facile, ma quando succede, il successo è assicurato. Nella scorsa edizione oltre 400 i corti candidati, solo 20 i finalisti, votati da una giuria tecnica e da una popolare. Per me è molto bello perché avere la possibilità anche di nutrirmi di altri talenti giovani che hanno la possibilità di esprimersi liberamente e di raccontare quelle storie che ancora un po' fatichiamo a raccontare nel cinema, in televisione, quell'energia un po' fresca e dove pensi che è giusto raccontare certi messaggi, è bello per me. Il corto è nel cinema come il racconto nella letteratura rispetto al romanzo, quindi racchiude in poco quello che è il fulcro della storia. Mi fermo, se no divento lungo. Vincitore assoluto dell'edizione 2024, Tili Pirche di Francesco Piras. Questo film racconta la storia del rapporto tra un padre ed un figlio durante un periodo molto complesso per una comunità che vive nel centro della Sardegna durante una terribile invasione di cavallette che divora ogni cosa, consuma il pascolo e rende questo territorio desertico. In questo momento così complesso anche le difficoltà tra un padre e un figlio, così come le difficoltà tra le persone di questa comunità, si esasperano. Il futuro è quello che noi cerchiamo di regalare ai registi che sono in concorso.